Agli inizi del 2022, i migranti nel mondo erano quasi 300 milioni, un abitante della Terra ogni 30, e quelli forzati, inclusi gli sfollati interni, più di 89 milioni. Un numero salito a oltre 100 milioni a maggio dello stesso anno, soprattutto a seguito della guerra in Ucraina. I 32 conflitti sparsi nel mondo, insieme agli effetti della pandemia da Covid e ai disastri ambientali legati ai cambiamenti climatici, rappresentano tre dei fattori chiave per comprendere le migrazioni attuali. Si stima che entro il 2050 i soli migranti ambientali potrebbero arrivare a 220 milioni, mentre è sempre più ampia la divaricazione economica tra il nord del mondo, dove vive un abitante del pianeta ogni 6 che gode di quasi la metà della ricchezza mondiale, e il sud del mondo, dove il PIL pro capite è 4 volte più basso di quello dei paesi ricchi. In tale contesto, l'Unione Europea, pur a fronte delle gravi carenze di manodopera straniera che la pandemia ha indotto in molti settori vitali dell'economia e delle critiche condizioni di chi cerca protezione, ha mantenuto sia la chiusura dei canali d'ingresso legali per i lavoratori stranieri, sia la politica dei respingimenti dei profughi. Non sorprende, quindi, che nel 2021 gli ingressi irregolari nell'Unione siano risaliti a quasi 200.000. Inoltre la metà dei casi sono avvenuti attraverso il Mediterraneo, dove tra il 2014 e il 2022 si sono accertate quasi 25.000 morti. La rotta centrale è tornata la più battuta, con quasi 67.700 arrivi, e insieme a quella dei Balcani occidentali, con i 61.600, copre i due terzi degli attraversamenti totali del 2021. Allo stesso tempo si conferma anche come la più pericolosa tra le rotte marittime, con più di un terzo dei migranti partiti dalla Libia che non è mai arrivato in Italia o a Malta. L'aumento dei flussi ha elevato anche il numero delle domande d'asilo presentate nell'Unione Europea. 633.000, un terzo in più rispetto al 2020, di cui 184.000, 3 su 10, riguardanti minori. Delle oltre 524.000 domande esaminate in tutta l'Unione nel 2021, il 38,5% ha ricevuto risposta positiva già in primo grado, mentre delle 208.000 a cui è stato dato seguito in ricorso, quelle positive sono state il 34,8%. In Italia le domande d'asilo presentate sono state 53.600 e quelle esaminate circa 52.000. di cui il 42% ha ottenuto risposta positiva, ripartita in parti uguali tra riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale. Nel 2022 l'Italia ha anche accolto 154.000 profughi ucraini, offrendo all'80% di loro una forma di assistenza pubblica. Ma in 9 casi su 10 sono stati ospitati non senza complicazioni burocratiche da connazionali, privati cittadini o enti del terzo settore, mentre meno di un decimo è stato accolto nel sistema istituzionale di accoglienza. I 37,4 milioni di stranieri residenti nell'Unione Europea nel 2021 sono concentrati per il 70% nei 4 maggiori paesi di immigrazione comunitari. La Germania, che ne ospita 10 milioni e 600 mila, la Spagna con quasi 5 milioni e 400 mila, la Francia e l'Italia rispettivamente con poco più e poco meno di 5 milioni e 200 mila. In Italia essi incidono per poco meno del 9% sulla popolazione complessiva e sono per quasi il 50% europei, oltre la metà dei quali comunitari, seguiti con quote di oltre il 20% ciascuno, da asiatici e africani, mentre gli americani sono uno ogni 13. Le prime 5 collettività coprono quasi la metà del totale, con i romeni che con 1 milione e 100.000 cittadini precedono gli oltre 430.000 albanesi e quasi altrettanti marocchini, i 330.000 cinesi e i 236.000 ucraini. Dei 3.561.000 non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, risaliti di 188.000 rispetto al 2020, 2 su 3 hanno un permesso di soggiorno stabile. Tra i restanti 1.200.000 con un permesso a termine, i 517.000 presenti per motivi familiari restano i più numerosi, ma i 419.000 per lavoro sono saliti a oltre un terzo, soprattutto grazie ai 39.000 lavoratori regolarizzati nell'anno, e i 181.000 per protezione a circa un settimo, anche a motivo dei 67.400 migranti sbarcati in Italia.
A marzo 2022, delle 207.500 domande di regolarizzazione presentate dai datori di lavoro a metà 2020, 2 su 5 dovevano ancora essere esaminate e solo 55.200 si erano concluse con il rilascio di un permesso per lavoro. Da decenni l'inserimento occupazionale degli immigrati obbedisce a un modello di segregazione lavorativa che li canalizza rigidamente verso professioni meno qualificate, più precarie, meno retribuite e più pericolose, con una scarsissima mobilità occupazionale anche per chi possiede una formazione superiore e molti anni di attività. Dopo il crollo dell'occupazione regolare nel 2020, i lavoratori stranieri sono risaliti a 2.300.000, il 10% di tutti gli occupati in Italia. Ma al tempo stesso sono aumentati anche i disoccupati, arrivati a 379.000 e al 16% del totale nazionale. Le più penalizzate sono le donne, che incidono per solo il 42% tra gli occupati e per ben il 52% tra i disoccupati. Quasi 2 lavoratori stranieri su 3 sono impiegati in lavori di bassa qualifica, una quota doppia rispetto agli italiani, tra i quali i sovraistruiti sono un quarto, mentre tra i primi salgono a un terzo. Inoltre, un lavoratore straniero su 5 è in part-time involontario, a fronte di appena un decimo dei lavoratori italiani. I rami di impiego continuano a rimanere pochi e rigidamente ripartiti non solo tra uomini e donne, ma anche tra singole nazionalità, per cui i lavoratori stranieri arrivano a incidere per un settimo nell'edilizia e nel comparto alberghiero-ristorativo, un quinto in agricoltura e addirittura i 2/3 nei servizi alle famiglie, dove lavorano ben i 2/5 delle lavoratrici straniere, mentre un'analoga quota dei maschi si concentra nell'industria e nell'edilizia. E se il lavoro autonomo rappresenta un'alternativa, sia pur parziale, a queste dinamiche, con le imprese a conduzione immigrata che continuano a crescere, è significativo che le aumentate inchieste giudiziarie contro lo sfruttamento lavorativo abbiano riguardato, per ben l'81% dei 391 casi con nazionalità certa delle vittime, proprio lavoratori stranieri, soprattutto richiedenti asilo. In questo quadro non stupisce che gli immigrati soggiacciano a pesanti dinamiche di esclusione anche sul piano sociale. Nel 2021, su un totale di 5.600.000 persone in povertà assoluta, gli stranieri erano 3 su 10, ovvero 1.600.000, circa un terzo di tutti quelli residenti nel paese. Eppure, tra i 2.460.000 beneficiari del reddito di cittadinanza, sono solo poco più di 306.000, il 12%. L'indigenza si riverbera anche sulle condizioni abitative degli immigrati, costringendoli a ripiegare, soprattutto nelle grandi aree urbane, su monolocali o bilocali di scadente qualità, mediamente di 55 metri quadri e in oltre 9 casi su 10 in quartieri periferici o in comuni decentrati, aumentandone anche fisicamente l'emarginazione. Ad abitare in affitto è ancora il 65% degli stranieri in Italia, mentre solo un quinto è proprietario di casa contro l'80% degli italiani. Il resto si suddivide tra chi alloggia nel luogo di lavoro, tra cui molti collaboratori domestici, e chi presso parenti o connazionali, talora in sovraffollamento. Proprio le disuguaglianze sociali acuitesi durante la pandemia e sommate alle riduzioni degli ingressi dall'estero e alla contrazione delle nascite hanno contribuito, per la prima volta, a una diminuzione degli studenti stranieri nelle scuole, i quali nell'anno scolastico 2020-2021 si sono attestati a 865.400, il 10,3% del totale. In controtendenza, quelli nati in Italia sono saliti a 577.000 e al 66,7% di tutti gli studenti stranieri. Le scelte di scuola superiore di questi ultimi, massivamente incanalate verso istituti tecnici e professionali, insieme al progressivo diradarsi della loro presenza man mano che si sale di livello formativo, è indice non solo delle persistenti difficoltà delle giovani generazioni di permanere nel circuito formativo, ma anche del loro diffuso rischio di non poter competere per professioni altamente qualificate e dover perciò subire le dinamiche di segregazione occupazionale e subalternità sociale già vissute dai loro genitori. Il dossier statistico immigrazione, giunto alla sua 32esima edizione, si propone ancora oggi come uno strumento che intende contribuire, attraverso la corretta conoscenza di un fenomeno complesso e decisivo come le migrazioni, alla costruzione di una società più aperta, egualitaria e vivibile per tutti.